Dubai Aquarium, un posto che non avrei mai immaginato di visitare. Pensate che al suo interno c'è anche la seconda vasca più grande del mondo, che supera i 10 milioni di litri. Un posto meraviglioso per tutti gli appassionati del mondo degli acquari. Oggi in questo video faremo un intero tour delle vasche, visitando anche dietro le quinte. Ma oggi non vedremo solo pesci, vedremo anche rettili, anfibi e tanto altro. In questo acquario vi sono presenti un sacco di varietà di pesci, partendo dal classico molly che c'è in tutti i nostri acquari di comunità, fino anche alla manta gigante. Adesso vi sto mostrando la prima parte di questo acquario, formata dalla seconda vasca più grossa del mondo, che è suddivisa in due da un tunnel subacqueo. Adesso entriamo nel vero e proprio tour, cominciando dalla parte d'acqua dolce. Devo dire che è formata da due stanze bellissime, dove vi sono piccoli pesci, ma anche grandi pesci. Questo acquario mi ha sorpreso molto vedendo questo bellissimo banco di Cryptoterus biciris, chiamati semplicemente pesce vetro. Devo dire che gli allestimenti sono molto curati, con alcune piante che vi ho mostrato nel mio video sulle piante acquatiche. Adesso vi sto mostrando questa vasca che secondo me mi ha colpito più di tutte. Al suo interno ci sono delle convivenze di pesci asiatici di grandi dimensioni, come arowana, pesci coltello, oppure anche dei semplici grandi barbus. Da notare che ci sono anche alcuni ancistrus, pesci pulitori di origine del Sud America. Tornando alla normalità, ecco a voi un bellissimo acquario popolato da discus e scalari. Secondo me un'altra vasca che è stata al top del top era questa grandissima vasca popolata esclusivamente da pesci arcieri. Pesci arcieri che sono pesci originari del Sud America caratteristici della sua tecnica di caccia, usando getti d'acqua per colpire gli insetti e farli cadere sulla superficie dell'acqua, per poi mangiarseli. Da notare anche questa simpatica tartaruga a naso da porcello. Un'altra vasca popolata da classici pesci dai nostri acquari, come i cicli di Malawi. Questa invece era popolata da dei cardinali bellissimi e aveva un allestimento fatto benissimo, a prova di Takashi Amano. In questa sezione di pesci d'acqua dolce erano caratteristici pesci del Sud America. Qui in questa vasca è presente uno dei pesci migliori da tenere nei nostri laghetti, lo storione, caratteristico per questi barbigli che li servono per cercare cibo. È un pesce molto pacifico che si adatta tranquillamente alla convivenza con pesci rossi e carpe corti.
Vicino a una grossa vasca c'erano anche due bellissime lontre giocherellone. Ecco a voi dei pesci strani di cui non ne so neanche l'esistenza. Se lo sapete, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Qui invece abbiamo due perfetti esempi di luccio alligatore. Acquario popolato da squaletti d'acqua dolce e tartarughe dalle orecchie rosse, tutti d'origine del Sud America. Una bellissima tartaruga alligatore, caratterizzata dalla sua tecnica di caccia. Usa la sua lingua come se fosse un verme per attirare i pesci e poi gnam, se li mangia tutti. Adesso che abbiamo finito la parte dell'acqua dolce, passiamo a quella dell'acqua salata. Una stanza fantastica caratterizzata soprattutto dalle meduse. Meduse e anche altri animali che non avevo mai visto, tipo draghi di mare, cavallucci marini particolari. Ma la cosa che mi ha colpito di più sono state le vasche. Vasche benissimo, benissimo, ripeto, ben allestite con coralli fantastici. Un animale che non avevo mai visto era proprio il drago di mare. Meduse, meduse, ma tante meduse. Poi vi spiegherò perché ce n'erano così tante. Ripeto, vasche molto molto grandi. Da notare il moto delle onde artificiali di questa vasca. C'era anche una parte alta popolata da alligatori e coccodrilli. Sempre nella parte alta c'era un corridoio dove c'erano tutti gli animali notturni. Purtroppo ho fatto video solo ai pipistrelli perché con gli altri non mi venivano le riprese. E ora andiamo dietro le quinte, a vedere cosa c'è dietro tutto questo paradiso di pesci. Qui siamo sulla superficie della seconda vasca più grande del mondo, che è la vasca più grande dell'intero Dubai Aquarium. Veramente, ma veramente tanti erano i pesci. Secondo me quella vasca era un po' sovraffollata. Qui invece siamo nella parte della riproduzione delle meduse. Qua al Dubai Aquarium c'è un progetto che continua da ormai un po' di anni per la riproduzione di questi organismi viventi veramente particolari. In questa nursery c'erano talmente tante piccole medusine che erano troppo carine da vedere. Ma non solo meduse, ci sono anche progetti di riproduzione per trigoni, mante e squali. Qui un raro uovo di squalo.
Mi è fatto un po' strano vederlo perché gli squali normalmente sono ovovivipari. Tanti pesci, quindi tanto cibo. Qua vi faccio vedere due secchi pieni di artemie, pronte a essere date ai pesci. Qui in questi contenitori cilindrici di vetro c'è la produzione di altri organismi viventi da dare da mangiare ai pesci. Qui invece guardate il grandissimo impianto di filtraggio, che serve ovviamente per queste grosse vasche popolate da una miriade di pesci. Sopra l'acquario principale vi è presente uno schermo da record, che è il più grande del mondo, ma persino quello con la risoluzione migliore del mondo. Diciamo che è una roba pazzesca. Pensate che tutta questa roba enorme è presente in un centro commerciale, il Dubai Mall, che è il centro commerciale più grosso al mondo. Questo è stato il primo episodio della nuova rubrica del Philos Aquarium Travels. Una cartella dei miei viaggi in cerca dell'acquario perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo episodio.